Repici, Presidente Avvocato Repici, buongiorno generale. Buongiorno. Generale, lei ha mai prestato servizio in Sicilia? Sì, ho prestato due volte servizio in Sicilia, la prima volta dal 1989 al 1993. Ha bisogno di sapere anche i mesi di... No, i mesi no, però i reparti nei quali ha prestato. Sì, dall'89 al 93, io sono arrivato a settembre dell'89, sono stato trasferito al battaglione mobile Sicilia, e dopodiché ho comandato la sezione antirapina del nucleo operativo, l'attuale oggi nucleo investigativo di Palermo, e poi nel periodo delle stragi sono stato trasferito alla sezione anticrimine di Palermo, il raggruppamento operativo speciale. Questa è la prima volta che sono stato qui a Palermo. Sono andato via dopo l'estate del 1993 e sono ritornato a Palermo nel 1998, quindi sono stato su in Lombardia, vari incarichi, e sono di nuovo stato trasferito a Palermo nel 1998 alla sezione anticrimine di Palermo, quindi sempre raggruppamento operativo speciale. Bene, le chiedo se lei ha mai avuto a che fare, conosciuto per ragioni del suo servizio, il collaboratore di giustizia Vitolo Forte. Sì, sì, lo conosco, l'ho conosciuto e ovviamente ho avuto a che fare per motivi ovviamente legati al mio lavoro. In che periodo conobbe e trattò la posizione di Vitolo Forte? Orientativamente, perché è passato ovviamente qualche anno. Qualche decennio in realtà. 30 anni. Ero molto giovane all'epoca e mi sembra il periodo in chiusura del 1992 e poi per i primi mesi del 1993. Successivamente a queste date, che ho incontrato e frequentato ovviamente sempre per motivi legati al mio lavoro, il collaboratore di giustizia, e poi c'è stata un'altra occasione per la quale ci siamo sentiti telefonicamente, mi chiamò lui, mi rintracciò lui. Ora ci arriviamo, sì. Quindi sono queste due fasi. La prima, lei ha detto fine 92, inizio 93. Sì, se non ricordo male, sì. Si è occupato di interrogatori di Vitolo Forte, nel frattempo ha divenuto collaboratore di giustizia? Ho assistito e ovviamente ho ricevuto deleghe all'epoca per le indagini. E qual era l'ufficio del pubblico ministero che raccoglieva le dichiarazioni di Vitolo Forte? No, vado così a memoria, però sono tanti magistrati, sono alcuni magistrati, no, mi ricordo. Quale ufficio? Quale procura? La procura di Palermo, sì. Direzione distrettuale antimafia all'epoca. Non so Ingroia, il dottor Ingroia all'epoca, se era già in distrettuale qui a Palermo, sinceramente questo non lo ricordo. Sì. E quindi ricevette deleghe anche relative a dichiarazioni che aveva reso Vitolo Forte? Sì, sì, confermo. Ah, chiedo scusa, riguardo a quello che mi ha detto prima, avvocato, solo per essere più preciso, non era soltanto la direzione distrettuale antimafia di Palermo. Ricordo che in una circostanza era presente un interrogatorio, o comunque so che c'era un interrogatorio, anche il dottor Fausto Cardella, che all'epoca era, se non sbaglio, al distretto giudiziario su Perugia, e fu applicato dopo le stragi qui a Palermo, quindi non so effettivamente se era della DDA di Palermo, in applicazione del DDA di Palermo, oppure veniva con un altro mandato, sinceramente. Le faccio una domanda di precisazione su questo punto che risulta da alcuni atti del fascicolo. Possibile che il dottor Cardella fosse applicato alla DDA di Caltanissetta, sì, sulle stragi? Sì, sì, è possibile, perché sì. Sì, avvocato, adesso che ovviamente lei lo sottolinea, lo ricordo, lui venne con la dottoressa Boccassini, ovviamente, costituirono questo pool, e quindi lui effettivamente, io lo incontravo qui a Palermo, ovviamente è capitato qualche volta, e lui era, è vero, lui era applicato a Caltanissetta. Bene. C'era anche poi altre applicazioni in quell'epoca, se può servire ovviamente, mi ricordo benissimo il dottor Agueci, direzione distrettuale antimafia di
di Roma, la dottoressa Olga Capasso, sempre DDA di Roma, c'era il dottor Angelo Palladino e il dottor Mario Conte, che pure dopo le stragi vennero applicati a Palermo. Mario Conte mi sembra Brescia o Bergamo, sinceramente non ricordo, Bergamo forse, e Palladino Velletri, però non... Una piccola riserva sugli incarichi di questi magistrati all'epoca. Va bene. Ha fatto poi riferimento poco fa a un contatto telefonico con Loforte successivo al periodo 92-93, se non ho capito bene. Sì. Può riferire alla Corte quando accadde più o meno, naturalmente, sì, questo contatto telefonico? Allora, ovviamente è passato anche qui qualche anno, però sicuramente mi ricordo che era a Palermo, quindi la seconda volta che sono ritornato in Sicilia, ero sicuramente alla ROS, in questo caso con la sede a Monreale, e tengo a specificarlo perché lui non mi chiamò sul cellulare, sul telefonino, non aveva ovviamente il mio numero, ma mi chiamò, se non ricordo male, in ufficio, quindi per il tramite del centralino, quello dei carabinieri. E quindi sicuramente dopo il 98, potrebbe essere 99, potrebbe essere 99. Mi ascolti, lei è stato sentito su questi fatti dalla DIA di Palermo, delegata dalla Procura Generale di Palermo il 15 maggio del 2017, presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria. Ora io le leggo una parte delle sue dichiarazioni rese in quel momento, proprio in relazione all'epoca in cui avvennero questi contatti telefonici, e così alla luce di questa dichiarazione potrà fare precisazioni. Ma forma di contestazione, avvocato, sì, c'è sì, una discrasia rispetto a quello che ha sì, detto finora? Sì, nel senso che qui c'era un'indicazione precisa e parzialmente divergente. Allora, scusi, perché altrimenti non capisco. Vogliamo centrare il punto sulla domanda per poi procedere con la sì, contestazione? Avevo chiesto a quando risalisse, in realtà avevo chiesto di un contatto telefonico. Esatto. Le faccio, sì. Ce n'è stato uno solo? Fra lei io e Loforte? Io ricordo di sì, anche perché ricordo in quella circostanza... E io riferii all'autorità giudiziaria, riferii alla mia scala gerarchica, ovviamente per me era ancora un collaboratore di giustizia, quindi non conoscevo la posizione giuridica di Vito Loforte. Sul contenuto ci andiamo dopo. No, per non ora, ho detto niente. Sì. Presidente, e allora leggo perché ritengo che sia... Sì. Le fu chiesto: ha mai avuto contatti telefonici con Vito Loforte? Lei rispose: ho avuto vari contatti telefonici con il Loforte, tutti avvenuti prima del 1998, anche perché lo stesso aveva il mio numero di telefono cellulare di allora, tutti riguardanti problematiche di vita quotidiana connesse al programma di protezione. Ricordo in particolare una conversazione telefonica avvenuta, se non sbaglio, tra l'anno 1998 e il 2000. Il Loforte mi chiamò sul telefono dell'ufficio di Monreale manifestandomi una serie di problematiche. Lei all'epoca aveva dichiarato così, quindi c'era questa seconda questa telefonata al telefono dell'ufficio di Monreale, ma c'erano stati anche dei contatti telefonici precedenti. Allora, posso rispondere? Sì, allora io di questi contatti telefonici non ne ho assolutamente memoria, quindi... comunque non li escludo, perché stiamo parlando 1993, sicuramente io poi vengo trasferito in Brianza, poi lì a Milano e poi ritorno a Palermo. In quel periodo non escludo che qualche altro contatto ci possa essere stato, però sinceramente no. Di solito quando avvengono queste cose, quando per noi è prassi fare subito una relazione di servizio, dipende anche dal contenuto, una relazione di PG, e trasmetterlo ovviamente alla scala gerarchica. Quindi non delle precedenti 98 non lo so, dal 98 al 2000 sicuramente non mi ha chiamato sul telefonino,
perché non penso che lui potesse avere il mio numero di telefono. Ed è proprio quello che lei aveva dichiarato. Non, sì, sì, questo me lo ricordo perché mi chiamarono in ufficio ed era lui che parlava. Sì. Andiamo a questa telefonata intervenuta sull'ufficio, sul telefono di ufficio di Monreale. Lei ne ricorda più o meno il contenuto? No, benissimo. Mi ricordo che... Lei ha detto di avere... fatto diciamo dato notizia sia alla sua scala gerarchica sia all'autorità giudiziaria. Sì, vado ovviamente sempre a memoria, se non ricordo male questa mia diciamo informazione, questa mia annotazione poi interessava alla procura di Roma e a una dottoressa della DDA di Roma, però non ricordo il nome. E lei come fece a sapere che c'era l'interesse di questo magistrato? Perché io, se non ricordo male, fui anche contattato dall'ufficio della dottoressa per avere spiegazioni di questa telefonata, però non ricordo i contenuti, non so se... Bene, chiedo se colse qualcosa nell'atteggiamento, qualcosa di particolare nell'atteggiamento di Loforte durante la telefonata. Guardi, io contenuto sicuramente, se ho fatto una notazione è inserito nella notazione, quindi non entro nel merito del contenuto. E, voglio sperare di non scordare di essere poco preciso, mi sembrava un po' agitato. E erano note, le furono note le ragioni per le quali Loforte manifestava agitazione? Ma lui, durante il periodo della sua collaborazione, nel rapporto che ho avuto io con Vito Loforte, c'è sempre stato al centro della sua vita, del suo vissuto, la paura, sì, non uso questo termine perché poi di fatto era così, la paura nei confronti di alcuni appartenenti di Cosa Nostra, personaggi di spessore o comunque legati a Cosa Nostra. E le fece mai nomi di persone? Sì. In relazione a queste sue preoccupazioni? Sì, 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 assolutamente. Il centrale per la paura di Vito Loforte era un personaggio che Gaetano Scotto, che all'epoca, ecco, questo lo ricordo con precisione, lui inizia il suo percorso di collaborazione con la giustizia perché riferisce ovviamente all'autorità giudiziaria di essere stato oggetto di pedinamenti, di attentati, quindi qualcuno voleva effettivamente ammazzarlo. E comunque al centro della sua collaborazione è sempre stata questa figura, ritengo chiave, importante per lui, che è quella di Gaetano Scotto. E all'epoca non definì come uomo d'onore di Cosa Nostra, o meglio, nel corso della sua collaborazione, mi ricordo questo, poi ovviamente è stata una collaborazione che è maturata gradualmente, e non era molto chiaro se fosse inserito in Cosa Nostra, se fosse uomo d'onore, addirittura capofamiglia. Poi nel corso degli riscontri e delle dichiarazioni si capì invece che era un personaggio di spessore. Sì, con il cognome Scotto le parlò solo di Gaetano? No, mi parlò in particolare di Pietro, in particolare soprattutto oltre di a Gaetano. Oltre a Gaetano mi parlò di Pietro, e la cosa che mi colpì nelle dichiarazioni di Loforte su Pietro Scotto è che all'epoca, a parte era comunque coinvolto, sempre a dire ovviamente di Vito Loforte, apri chiudo una parentesi, ci furono gli scontri, mi sembra fu anche raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per 73, se non ricordo male, non mi ricordo se era anche per 74, quindi per spaccio. E lui disse di Pietro Loforte, di Scotto Pietro, che lavorava in una società di telefonia, se non sbaglio la Sielt, adesso non mi ricordo, comunque, e che lo colpiva il fatto che Pietro Scotto era in grado, questo è riferito da Loforte, era in grado
di Pietro Scotto di intercettare le telefonate, di inserirsi nella... Quindi aveva questa sua particolare sì, sì, affinità. Sì, sì. Però questo è il dichiarato di Lo Forte, quindi per ora lo lasciamo da parte. Quando lei riferisce di Pietro Scotto, è persona con relazione di parentela rispetto a Gaetano Scotto? Il fratello, se non ricordo male, il fratello. Bene. Due precisazioni le chiedo. La prima, Lo Forte manifestò mai preoccupazioni in relazione a fatti o alla posizione riguardante persone a lui legate da rapporti di parentela? Se non ricordo male, sì, la sorella, c'era ancora qualcosa, forse una ragazza, forse una figlia, però io sulle cose personali non ho mai focalizzato l'attenzione. Allora, mi sembra, Presidente, come ufficio di inventario, fosse avesse una figlia o qualcosa, una ragazza che seguiva, vado un po' così. Questo è il ricordo che ha. Ricordo, io le leggo quello che aveva riferito il 15 maggio del 2017. Il Lo Forte, peraltro, nelle conversazioni antecedenti a quest'ultima sopra indicata, appariva più preoccupato per l'incolumità della sorella piuttosto che della propria moglie. Questa era la frase che lei aveva. Quindi lei ha questo ricordo. Le chiedo se Lo Forte, a proposito di Gaetano Scotto, le fece mai riferimenti in relazione alla posizione giuridica di Gaetano Scotto? Chiedo scusa. Sì, lo so, e mi viene difficile porre la domanda senza essere suggestivo. No. Dico posizione giuridica, intende se era detenuto, se era libero. Esatto, nello status libertatis. Sì, 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 se non ricordo male in quel periodo forse era latitante. Questo, sì. A me interessava sapere se nelle rappresentazioni delle preoccupazioni di Vito Lo Forte, a lei in questi discorsi si trattò il ruolo di la posizione di latitante di Gaetano Scotto. Mi sembra di sì, perché Gaetano Scotto sì, mi sembra di sì. Però ovviamente non ricordo la posizione giuridica di Gaetano Scotto. Quando abbiamo fatto l'indagine, quando lui ha reso dichiarazioni, era libero, era a piede libero. Sì, poi ci fu una misura cautelare. Io le leggo di nuovo un passo dello stesso interrogatorio, e chiedo scusa, dello stesso verbale di sommarie informazioni. Lei disse, se non ricordo male, il Lo Forte in alcune occasioni che non riesco a collocare temporalmente, mi aveva chiesto di cercare di catturare lo Scotto Gaetano all'epoca latitante. Sì, sì. Quindi conferma. Sì, sì, sì. Era il Scotto Gaetano, era diventato, come ho detto prima, adesso non voglio usare anche termini sbagliati, però comunque era molto preoccupato dalla figura di questa persona che l'aveva rovinato, che lo voleva ammazzare, quindi sono tutte cose che emergono ovviamente nel corso della sua collaborazione. Va bene. Generale, l'ultima precisazione che le chiedo: dopo questa telefonata avvenuta fra il 98 e il 2000 sul telefono d'ufficio di Monreale, ha più avuto occasione di contatto con Vito Lo Forte? No, mi pare di no, assolutamente. Va bene. Non so neanche... Non le posso contestare niente, perché è la stessa cosa che disse il 15 marzo del 2017. Sono qui. Grazie, io non ho altre domande. Presidente, per sì, me... le altre parti qui. Civili? Nessuna. Senta, colonnello, ma veramente soltanto perché? Generale, mi scusi. No, non c'è. Non cambia niente. Le volevo chiedere, lei a un certo punto, e quindi questi contatti telefonici con Lo Forte che lei ha avuto, uno o forse per questioni legate a qualcuno di più, ma non è quello l'importante. Lei dice Lo Forte ha cominciato a collaborare intorno al 92, lei in quel periodo era a Palermo. Sì. Poi va via da Palermo, poi ritorna. Queste telefonate sono avvenute in occasione della sua seconda servizio, diciamo, periodo di servizio a Palermo, no? Che era, mi ricorda il periodo? 1998-2000. Lei
però veramente per capire, ha detto perché per me era ancora che lei avrebbe parlato, ha parlato con Scotto in queste circostanze, perché per me era ancora collaboratore, ho capito male io? Io non conoscevo la posizione giuridica di Scotto, ecco, di Vito Loforte, chiedo scusa. E infatti le sto chiedendo, ma perché invece poi ha accertato che non lo fosse più? No. No, no, quindi no. Per lei era un collaboratore di giustizia? Io lo lascio come collaboratore di giustizia che aveva diritto al programma di votazione e poi ovviamente non vado più a chiedere, non essendo più quindi delegato dalla G, e quindi non mi sono neanche più preoccupato di sapere la sua posizione giuridica. Va bene. Senta, vabbè, e poi lei, Loforte cominciò a collaborare nel 92 in queste circostanze che ha riferito lei, quando le è stato chiesto le preoccupazioni con riguardo a Scotto, lei tra le altre motivazioni, se non abbiamo annotato male, ha detto anche perché magari temeva che per esempio in relazione all'omicidio Corona, per dare un nome più preciso, se non ho capito male, Loforte temeva che si potesse pensare o sapere che lui aveva svolto attività di confidente? Sì, perché non, se non ricordo male, già in precedenza c'era stato un tentativo. Ecco, quella domanda infatti era questa, perché a lei risulta che prima ancora di diventare e di entrare nel programma di protezione 92-93, quello che poi sarà, Loforte aveva svolto attività anche, diciamo, informale, no, di confidente? Questo non mi risulta. Invece mi ricordo un episodio, per questo io ho fatto quella premessa. Mi ricordo quando lui effettivamente gestiva il Toto Nero alla Calza, mi sembra, e lui fu fermato, perquisito, fu portato presso un commissariato e gli chiesero, questo è quello che riferisce lui, io so se volesse fare da confidente, volesse collaborare, volesse dare notizie, e lui, mi ricordo questa risposta, dice no, non se ne parla proprio, non c'ho niente da dirvi, quindi si uscì. Però ecco, quindi lo collego un po' al personaggio che comunque era inserito in un contesto molto importante, sapeva un po' tutto di tutti, Galatolo, Madonia, fidanzati, sì, Scotto. Comunque diciamo la sua preoccupazione, al di là del fatto che l'avesse fatto o meno il confidente prima di diventare formalmente collaboratore di giustizia, la sua preoccupazione è che si potesse, tra quelle che lei ha esposto, che tra si quelle, potesse sì, pensare che lui sì, avesse fatto il confidente, sì, al di là sì, di averlo sì, fatto effettivamente o meno, o sbaglio? Sì, sì, è così. È una delle tante motivazioni, perché poi c'era un continuo di dichiarazioni di Loforte su Gaetano Scotto. Vabbè, se ci sono domande possiamo... Sì, presente. Prego. Perfetto. Io dovrei fare una domanda. Sì, no, diamo spazio a tutti e poi comunque. Ma proprio una. Allora, vediamo intanto se ha concluso l'avvocato. Sì, sì. Ha concluso. Pubblico ministero, prego. Sì, io volevo sapere semplicemente una cosa: se in questi casi praticamente avesse mai fatto riferimento a un suo precedente arresto del 1989 per la sparizione di una persona, quindi essenzialmente per poi non riapparve più, quindi per un omicidio. Sì, dottore, io questo penso di ricordarlo abbastanza bene. Era in vicolo Pipitone ed era Palazzolo Giacomo, se non ricordo male, che poi era un amico suo, un amico di Loforte. O meglio, ho sbagliato, chiedo scusa amico, io non so adesso che cosa intendesse per amico, comunque si frequentavano anche per motivi legati allo spaccio e al traffico di droga. Sì, e lui, se non ricordo male, dottore, fu, sì, a parte l'ha riferito, l'ha anche verbalizzato, questo dovrebbe essere in atti, e lui disse questo personaggio era entrato a Vicolo Pipitone, se non ricordo male, e poi da lì mi sembra Lupara Bianca, non è stato mai più ritrovato questo signore. Le disse mai come mai lui si trovava a Vicolo Pipitone? Perché venne proprio visto là su Vicolo Pipitone? Non lo ricordo, Vicolo Pipitone della famiglia Galatolo, questo sinceramente il motivo particolare non lo ricordo, a quell'epoca comunque era in atto un grosso traffico di sostanze stupefacenti, quindi presumo che Galatolo
non ricordo il particolare. Va bene, grazie. Dottor Avvocato Refici, lei che lo aveva dedotto, non c'è altro? Va bene, grazie generale. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. A lei. Possiamo fare entrare Avvocato Refici, il test sì, era... l'altro test presente, Cirafici. Facciamo entrare i Cirafici. Vorrei che riferisse alla Corte, perché abbiamo detto il grado e la riserva, ma non abbiamo detto in quale forza di polizia lei ha prestato sì, servizio. Sì, sono un tenente colonnello della riserva Carabinieri. Carabinieri. Può in sintesi riferire in quali reparti ha prestato servizio nell'arma da quando è entrato? Senz'altro. Sono stato destinato subito dopo la scuola alla sezione speciale anticrimine, dopo essere stato reclutato dall'allora signor Maggiore Mori. Poi, dopo la sezione anticrimine, sono stato chiamato dall'alto commissario antimafia, perché il dottor Sica mi conosceva e avevo lavorato con lui, e fece un gruppo di persone che lui già, con cui lui già aveva lavorato. C'era, mi ricordo, anche il dottor Di Maggio, che conoscevo, dottor D'Ambrosio e dottor Misiani. Benissimo, alla sezione anticrimine in che periodo prestò servizio e quando prestò servizio all'alto commissariato? Allora, io ho prestato servizio alla sezione anticrimine dall'84 all'89, periodo in cui a settembre poi vado all'alto commissario antimafia. All'alto commissariato antimafia si è occupato, allora lei ha detto ho fatto parte di un... ha fatto parte di qualche reparto in particolare, di qualche dentro organismo dentro l'alto commissario? Sì, allora l'alto commissario antimafia era strutturato in questa maniera: per via della legge 486, che gli dava dei poteri particolari per condurre le indagini, le persone che andavano al nucleo I, che era al tempo comandato dall'allora colonnello Bonaventura, e nel momento che accedevano, a seconda di una tempistica, firmavano amministrativamente con il SISDE e il SISMI. Se mal non ricordo, erano 20 unità per il SISDE e 30 per il SISMI. Io arrivai uno degli ultimi, quindi la mia progressione di firma era verso la fine. Quando ho capito che avrei perso quella mia peculiarità, perché io ho sempre sognato di fare il carabiniere sin da quando ero ragazzino, e sono entrato in accademia il 17 settembre del 1980, 162esimo corso onore, e non ho inteso firmare. E quindi dal nucleo... veniva chiamato Nucleo I, eravamo in Piazza Cola di Rienzo 27, sono transitato al costituendo, in quel momento fu costituito agli ordini del colonnello Petracchi, che già conoscevo perché avevo fatto il corso al GIS, paracadutisti, carabinieri paracadutisti, e passai quindi a questo nucleo che all'inizio si chiamò Ufficio Collaboratori di Giustizia ed era situato in via Gioacchino Belli. Lo posso dire perché non esiste più. Bene. E l'ufficio collaboratori di giustizia, esatto, per quanto appare evidente, si occupava in concreto di cosa? Si occupava della implementazione dell'allora programma di protezione secondo appunto le disposizioni della commissione ex articolo 10. E ovviamente eravamo agli albori, quindi è stato un periodo veramente denso e anche di pericoli, perché avevamo solo come possibilità la produzione di documenti di copertura. In concreto vi occupavate quindi della vita dei collaboratori di giustizia tutto. E dei familiari sottoposti a protezione, questo? Esatto, benissimo. All'inizio eravamo... tutti, diciamo, mischiati. C'ero io, c'era un collega della
polizia, anzi tre colleghi della polizia, e poi c'era un prefettizio, un consigliere di prefettura, e indistintamente ognuno di ogni squadra, scusi il termine, avvocato, accudiva, e viveva con questa gente, esatto, sì. Va bene. Sia mafia, camorra che 'ndrangheta. Le chiedo se ha mai conosciuto un collaboratore di giustizia a nome Rosario Spatola. Sì. E più o meno in quale periodo e per quanto tempo si è occupato di lui? Allora, io l'ho conosciuto subito appena arrivato, quando ero ancora al nucleo I, alle dirette dipendenze dell'allora dottor Tonino De Luca. E infatti io stavo alla sezione mafia. E mi ricordo perché appena arrivato andai all'hotel Cicerone a nasconderlo, perché lui doveva essere, ora sono passati 30 anni avvocato, però se non sbaglio doveva essere intorno fra settembre e novembre. Perché le dico questo? Perché poi lui è ritornato giù a Campobello di Mazara dopo le prime dichiarazioni, perché noi parallelamente stavamo anche facendo un'attività infooperativa nell'ambito dell'omicidio del compianto dottor Boris Giuliano, in quanto avevamo in quel momento a nostra disposizione un agente della DEA, Thomas Tripodi, che stava dichiarando appunto alcuni indirizzi investigativi di interesse, e li stava appunto conducendo il dottor De Luca. Proprio in quel momento arrivò da Campobello di Mazara Rosario Spatola, che faceva delle dichiarazioni. Io però non ho mai verbalizzato o assistito a queste verbalizzazioni, anche perché ancora avevo la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, pur appartenendo all'ufficio I. Quindi mi sono guardato bene, perché da ufficiale di polizia giudiziaria, qualora avessi preso cognizione, pur essendo alle dirette dipendenze del dottor Tonino De Luca, che già era comunque transitato al SISDE, avrei operato secondo quello che prescrive il codice di procedura penale, quindi o facendo un'annotazione di servizio, o ai sensi del 357, o facendo anche una CNR. Quindi io sono stato sempre impegnato per la sua sicurezza. Poi lui ritornò a Campobello di Mazara e tornò, ecco perché le dico, non ricordo il periodo, ma mi ricordo che tornò verso dicembre, perché verso dicembre c'è stata un'indagine, mi ricordo, della polizia giù a Palermo, e da un'intercettazione era emerso un tentativo di attentato, un progetto di attentato nei suoi confronti. Allora a quel punto venne affidato definitivamente all'alto commissario antimafia. E appunto lo riportai all'hotel Cicerone all'inizio, e poi ci furono vari posti dove l'ho nascosto. Quindi lei si è occupato materialmente della... Sì, della sua sicurezza. Della sua sicurezza. Senz'altro. E c'era anche un rapporto, lo devo dire, di fiducia. Infatti lui spesso, io avevo anche altri impegni, e lui spesso chiamava e dice: mandatemi per favore Raff, il mio nome di battaglia era quello stesso che avevo quando stavo alla sezione speciale per l'antiterrorismo. Bene, le chiedo se il signor Spatola le ha mai mostrato preoccupazioni sue nei confronti di qualche funzionario dell'alto commissariato? Guardi, avvocato, lui non mi ha fatto dei nomi, anche perché se avesse fatto dei nomi, le ripeto, io ero un ufficiale di polizia giudiziaria, era ancora un ufficiale nei carabinieri, avrei proceduto in merito e al riguardo. Lui, mi dispiace dirlo, spesso anche un po' beveva,
E quindi quando diceva che aveva paura i servizi segreti, mi vogliono fare la pelle perché c'è di mezzo la massoneria, ma questi erano i soliti discorsi che faceva. Infatti una volta mi ricordo che fu anche l'occasione che lo dovetti trasferire per l'ennesima volta, mi chiamò proprio di notte, mi ricordo erano le 2-3 di notte, da una cabina telefonica sulla Cassia, ancora me lo ricordo, e se non sbaglio lo trasferì a Livorno. Senta, lei è stato sentito il 28 dicembre del 1993 dalla Procura della Repubblica di Palermo. In quell'occasione riferì... Già stavo alla DIA, sì. Lo Spatola mi confidò che aveva paura perché diffidava di qualcuno di cui in un primo momento non mi fece il nome, inserito nella struttura dell'Alto Commissariato. Poi mi disse che non si fidava del dottor D'Antoni, c'è scritto qui, senza entrare nei dettagli. Mi raccontò che una volta, mentre stava rendendo dichiarazione al dottor Borsellino nella sede del Nucleo Intelligence dell'Alto Commissariato a Roma, improvvisamente era entrato nella stanza il dottor D'Antoni e per questo motivo lui si era bloccato, interpretando lo sguardo e la persona del D'Antoni come un messaggio per lui. All'epoca fece questo nome lei? Infatti, le dicevo prima, lui mi parlava dei servizi segreti e di persone che appartengono ai servizi segreti. E sicuramente, adesso che me lo sta ricordando... Ora, qui nel verbale si legge D'Antoni. Lei D'Antone, riesce... D'Antone, era al il piano di sopra. Il dottor Ignazio D'Antone, per intenderci. Sì. Che lui tra l'altro lo chiamava Lampadina, adesso che mi ricordo, lo chiamava Lampadina perché era molto pelato. Capita. Scusi. E quindi era anche, diciamo, brillava, scusi il termine. Ho pronto un secondo nome. Sì, comunque se adesso sì. Io mi ricordavo, sono passati 30 anni, guarda, però assolutamente sì. Quindi conferma questa sì, assolutamente sì, confermo, sì. Senta, le chiedo se... con il signor Spatola lei si trovò a parlare dell'omicidio dell'agente di polizia Antonino Agostino. Questo, guardi, non me lo ricordo perché io non sono mai stato impegnato in questa indagine. No, intendo nel periodo in cui lei era all'Alto Commissariato e poi penso che a un certo punto l'Alto Commissariato cessò di esistere. Non solo, io ad aprile... Di quale anno? Del 90 passai all'ufficio collaboratori perché non intesi firmare, sì. E nel 90, perché ho partecipato all'indagine e all'arresto del dottor Contrada e accompagnai proprio Rosario Spatola, ecco, in quel frangente mi ricordo che Rosario Spatola incominciò a parlarmi. Io ero appena passato alla DIA, cominciò a parlarmi appunto delle sue perplessità, chiamiamole così, o delle sue rivelazioni sul dottor Contrada, e allora io subito avvertì il mio capocentro, che era il colonnello Di Petrillo, che insieme al dottor Gratteri accompagnarono e lo sentirono a verbale, ancora me lo ricordo, nella prima sede della DIA. Era via Carlo Fea. Sì. E là iniziò pure, insomma, quella indagine, dove tra l'altro poi proprio sotto Natale andai a prendere all'aeroporto il dottor Contrada e lo accompagnai a Forte Boccea. E in epoca successiva all'arresto del dottor Contrada ebbe a parlare con il signor Spatola dell'omicidio dell'agente di polizia Antonino Agostino?
Guardi, se non ricordo male, no, perché dopo andai, dopo la DIA dovetti fare il periodo di comando e quindi andai a comandare la compagnia di Civitavecchia. Dopo, in che epoca? 95. No, guardi, il verbale che io le ho letto prima porta la data del 28 dicembre 93, quindi io naturalmente le chiedo circostanze fino al 28 dicembre 93. No, perché poi avevo altri pentiti e non... No, mi ricordo che lo trasferì a Livorno, abbiamo fatto proprio un trasferimento a Livorno sempre per questa sua paura, disse che gli avevano fatto una specie di posta, ma se non ricordo male non ho mai parlato di queste cose con di questa indagine o di questo avvenimento con Rosario Spatola, con cui tra l'altro, lo ribadisco, c'era un certo rapporto di empatia, perché a stare dalla mattina alla sera, nel senso a scappare per proteggerlo, trasferirlo, alla fine fra esseri umani, diciamo, succede. Senta, lei nella stessa occasione del 28 dicembre 93 lei dichiarò così, parlando di sempre di Spatola: dopo l'arresto del dottor Contrada nei primi di gennaio di quest'anno, quindi 93, lo Spatola, che aveva il numero del mio cellulare, mi telefonò per dirmi che aveva piacere di incontrarmi per farmi gli auguri di nuovo anno. Così ci incontrammo a Roma e dopo esserci scambiati i convenevoli... Sì, era sulla Cassia, sì. Lo Spatola mi manifestò il suo apprezzamento per l'attività di indagine svolta dalla DIA in merito anche all'arresto del dottor Contrada. Io, a mia volta, gli manifestai il mio apprezzamento per il fatto che egli aveva collaborato con l'autorità giudiziaria dando un significativo contributo per le indagini. In questo contesto io gli esternai alcune ipotesi di lavoro che avevo elaborato esclusivamente sulla base di un'attenta lettura di tutti gli articoli di stampa sul dottor Contrada che avevo raccolto nell'ambito delle indagini. Dissi effettivamente allo Spatola, senza tuttavia specificare che si trattava di semplici ipotesi di lavoro, il Presidente, è difficile perché è manoscritto questo verbale, e la grafia non è esattamente quella del dottor Falcone, che era leggibilissima. Dissi che quindi che si trattava di senza tuttavia specificare che si trattava di semplici ipotesi di lavoro fondate sull'analisi di articoli di stampa, che il dottor Contrada era probabilmente implicato in fatti ben più gravi di quelli attribuitigli con l'ordinanza di custodia cautelare e per esempio nell'omicidio dell'agente Agostino e della moglie di questi. Ricorda di avere fatto questo riferimento al... Guardi, se è scritto là sicuramente l'ho detto e lo confermo, ma come ha detto lei giustamente erano, come posso dire, ipotesi di lavoro che, alle quali mi sarebbe piaciuto magari dedicarmi, ma quello è stato poi un periodo alla DIA convulso e pieno di altri lavori e non sono stato più, scusi il termine, sul pezzo di queste ipotesi. Però sì, poteva essere un'ipotesi anche sia dalle letture delle carte, dai contatti che c'erano stati e dagli eventi che emergevano. Lei ha, se io non ho capito male, lei si occupò materialmente della esecuzione della misura cautelare nei confronti del dottor Bruno Contrada? No, io andai all'aeroporto, mi ricordo, sono scesi, mi ricordo, mi sembra il colonnello Tomaselli e il colonnello Di Petrillo, non, se mal non ricordo. Io li ho aspettati qua all'aeroporto, sono andati a prenderli, no, assolutamente. Ok, e prima dell'esecuzione della misura cautelare lei si era occupato delle indagini? Le ripeto, scusi il termine, prego. Volevo, a
appunto memore dei contatti e di quello che mi aveva detto Spadola quando stavamo insieme, perché si fidava, eccetera, eccetera. Appena arrivato alla DIA, io parlai subito col colonnello Di Petrillo e gli dissi: guarda, signor colonnello, che è il mio superiore, ci sono delle ipotesi di lavoro interessanti, anche perché provenendo da quell'ufficio e stando a contatto, c'è questa, questa persona che vorrebbe, che quindi avrebbe, se tutelato. E lui subito, il colonnello, col dottor Gratteri, ancora me lo ricordo, andarono a prelevare il... anzi, mi disse pure, sì, già ci stiamo lavorando. Quindi si occupò di segnalare ai suoi superiori la possibilità che Spatola collaborasse... Ma non ho partecipato alle verbalizzazioni. Mai. Ok. Ma in relazione alla posizione del dottor Contrada? Sì. La sua segnalazione? Appena arrivato all'alto commissario. Scusi, alla DIA, ero appena transitato alla DIA. Bene. Le chiedo se lei ha mai avuto notizia di un... non si chiamano sottufficiali, comunque un graduato... Della, no, sottufficiali o sovrintendenti della polizia, a seconda della polizia a nome Guido Paolilli? No, non l'ho mai sentito neanche. Io avevo tanti colleghi della polizia nel periodo che stavo all'alto commissario, con cui abbiamo veramente vissuto ora e ora. Ma questo nome proprio, mi scusi, l'avvocato, non mi dice nulla. Va bene. Presidente, io per il momento non ho altre domande. Le altre parti civili? Nessuna? Pubblici ministeri? Nessuna domanda? Avvocato Scozzola? Sì, Presidente, solo un chiarimento perché non ho capito bene la risposta. Questa ipotesi di lavoro di cui lei ha parlato, Contrada legato all'omicidio Agostino, era una sua ipotesi ora... un suggerimento di Rosario Spatola? No, era una mia ipotesi. Era solo, scusate, una sua ipotesi? No, che era una mia ipotesi. Parlando durante, come ha detto l'avvocato, questo avvenimento degli auguri di Natale e avendo letto gli atti che erano a disposizione, perché comunque stavo in quel reparto, e anche le congetture che si potevano fare, io ho detto, visto che si potrebbe anche come ipotesi di lavoro approfondire, ma non è mai stata approfondita, e io poi non l'ho rivisto più. Quello fu forse la penultima volta, perché poi lo trasferì a Livorno e dopo quella volta non l'ho più visto. E quando le ha fatto questa ipotesi, lo Spatola le ha detto qualcosa? Di conoscere qualcosa, di sapere qualcosa? Le ha dato qualche spunto? No, quella volta lui non mi disse nulla. Però era molto attento, era un tipo un po' particolare, non si apriva subito. Ho capito. Nessun'altra domanda, Presidente? Procura nessuna, Avvocato Repici? Sì, Presidente, solo una in chiusura. Nel corso di questo confronto fra lei e il signor Spatola, a proposito dell'omicidio del poliziotto Agostino, si parlò dell'attentato alla Daura alla villa del dottor Falcone? Non... Le faccio guardare. Mi sembra pure di no, mi sembra di no. Ha un ricordo di qualcosa riguardante il borsone contenente l'esplosivo ritrovato sulla scogliera della Daura e sulla possibilità che fosse stato portato o via mare o alternativamente via terra? Scusi avvocato, ricordo in che senso? Confronto, in questo dialogo fra lei e Spatola? Guardi, non vorrei sbagliarmi, ma penso proprio di no, di non aver fatto menzione a questo fatto. Guardi, anche qui leggo... No, non c'è. Ecco,
Da tali articoli si desumeva che l'agente Agostino si era interessato a titolo personale dell'attentato alla Daura e grazie alle sue esperienze di sub aveva capito che la borsa contenente l'esplosivo non era stata portata via mare ma via terra, in quanto sulla stessa non vi erano tracce di salsedine. A questo allora, riguardo, se l'ho detto, l'avrò detto e lo confermo a questo punto, sicuramente per stimolarlo, scusi il termine, si fa così per stimolare una persona, avendo avuto a disposizione degli atti, avendo letto degli articoli, essendomi anche fatto un'idea in quel momento, come era successo al tempo per il dottor Contrada, che recepito quelle, come posso dire, quelle riflessioni, sono subito partito e con ipotesi investigativa e ho riferito ai miei superiori, anche in quel frangente, pur che erano degli auguri di Natale, ho fatto, scusi il termine, il mio lavoro, cioè ho cercato di stimolarlo, ma se non ricordo male lui non ha forse... Non aveva informazioni? Ritengo di no. Per quello mi ricordo a questo punto che lei me l'ha letto, la ringrazio, che effettivamente le ho fatte quelle riflessioni e le ho fatte certamente da ufficiale di PG che cerca di stimolare un'ipotesi investigativa e di trarre, come tipo socraticamente parlando, a livello maieutico, per far tirare fuori qualche cosa, ma evidentemente non ricordo che sia uscito fuori nulla. Va bene. E di questo mi dispiace perché a me è sempre piaciuto, insomma. Va bene, nessun'altra domanda. Lavorare. Se non ci sono altre domande, possiamo licenziare il test. Grazie, dottore, buongiorno, buon lavoro, buongiorno.